Buongiorno e benvenuti a Burrasca Live. Oggi abbiamo come ospite Giovanna O'Halloran Bindi e parleremo del suo libro E di sogni. Vi ricordo a tutti quanti di iscrivervi qua sotto a tutti i miei canali e anche al canale di Giovanna, troverete i link. Spero che abbiate apprezzato la sigla. Siccome ho sistemato il computer, ieri avevo un po' di problemi con la live perché mi si continuava a spegnere. Ho sistemato il computer, ho dovuto riformattare tutto, cambiare pezzi e fare e disfare, e sono riuscito a sistemare un po' le cose, quindi a livello di immagini e tutto dovrebbe andare un po' meglio, spero. Comunque, oggi, ripeto, parleremo di sogni e del libro di Giovanna e facciamo entrare subito Giovanna qui con noi. Ciao Giovanna! Ciao Jack, ciao a tutti gli ascoltatori del tuo canale. Sono felice di ritrovarti e finalmente di parlare anche del mio libro che sta per essere finito e pubblicato finalmente, lungo lavoro. La maledizione dell'angelo nero si intitola. Adesso faccio vedere se riesco a condividere la foto. Vi faccio vedere anche la foto della copertina. Se vuoi parlarci un po', di questo libro e poi parleremo di sogni, ci agganceremo al tuo libro per iniziare al discorso dei sogni. Se ti va di parlarci un po' di cosa tratta. Beh, allora questa è una storia innanzitutto che ho scritto circa 20 anni fa, quando decisi di cambiare paese, venni via dall'Italia per trasferirmi qui a Londra. Quindi originariamente era un diario, praticamente io riportavo un po' tutto quello che riguardava la mia vita sociale in Italia, che guarda caso corrisponde molto ai nostri tempi di oggi, per cui io l'ho preso un po' come una premonizione, un po' come un insegnamento per i tempi che sono arrivati, purtroppo, e io l'ho un po' anticipati. Allora, quello che è successo 20 anni fa è una storia vera che è scritta su questo libro, però poi quando sono arrivata a pubblicarlo ho deciso di, diciamo, un po' di mistificarlo e crearci intorno un romanzo, Cioè, perché hai romanzato una storia vera, insomma, una storia che ti è capitata, l'hai romanzata. sì, esatto, però è basata su un sogno e quindi questo angelo nero rappresenta un po' lo spirito contraddittorio che noi tutti abbiamo, cioè il personaggio che si sente tra il cielo e la terra. Il nostro spirito che è sceso sulla terra per fare esperienza, quindi ecco perché si chiama l'angelo nero alla fine,
Però è un po' una storia molto complicata, non è semplice da seguire perché è basata appunto sul sogno, ma è un sogno dentro un sogno, quindi diventa un po' una doppia realtà o diciamo anche un doppio sogno, dipende un po' dall'interpretazione. E capirla non è semplice, però ha tanti colpi di scena. Poi a me piace anche lasciare molto suspense nelle storie. È la terza storia che scrivo. Sto preparando anche la quarta e sono tutte un po' sullo stesso stile, suspense, thriller, c'è un po' di magia parecchia, è basato molto sull'alchimia e spiritualità. Questo è il mio soggetto preferito perché così è un po' la mia personalità. Però io seguo molto l'intuizione per scrivere, quindi il mio collegamento spirituale mi permette, diciamo, il canale, no? Il canale a cui mi attingo è quello dell'intuizione, per cui mi fido, di me stessa, mi fido di quello che io percepisco e ne ho fatta la mia realtà alla fine. E vivo in questa realtà. Io la mia vita l'ho basata esclusivamente su questo canale, no, sul tuo canale, intendiamoci. Avevo capito, hai fatto bene a basare la tua vita su queste cose. Secondo me, comunque, cioè, la spiritualità e l'intuizione sono molto importanti e fanno parte anche di me, nel senso. Sì, Comunque, infatti. Sei anche te, no? Sulla stessa onda, sei uno sciamano, ti intendi, sei molto a contatto con la natura, è la ragione per cui io e te ci siamo incontrati anche per parlare di queste bellissime cose, questa realtà che ci ha salvato alla fine, dal non cadere nella tristezza, nella depressione, anche se non è facile per ognuno questa storia che stiamo passando, però è bello anche vedere che ci sono le soluzioni. E come dico io, camminiamo tra i fuochi senza bruciarci. Questa è la magia della vita. ci si E l'abbiamo prova, fatto. ci si prova, dai, l'abbiamo fatto, ci si prova, diciamo che è così. Volevo leggere la parte del libro, cioè un po' la storia che mi hai mandato, se riesco a ritrovarla, la leggo io, ecco, posso leggere parte, non ti sento più. Mi senti adesso? Adesso sì, si vede che Sento. quando parlo io non sento te, va bene, ok. Allora, leggo, La maledizione dell'angelo nero, una storia incrociata tra due personaggi che, per qualche ragione, si trovano a dover affrontare lo stesso destino. Un angelo maledetto alla ricerca di suo figlio è costretto a espiare i suoi peccati sulla terra, dove incontrerà una donna che sta paradossalmente cercando di ritrovare se stessa. Entrambe stanno cercando qualcosa, sostanzialmente si incontrano nella ricerca, da quello che ho capito. Poi, entrambe si ritroveranno a doversi avventurare in una missione spirituale, in cui le loro vite si incroceranno per essere poi catapultate nel fantastico scenario dell'antico Messico. Qui scopriranno che le loro vite sono legate dalla stessa matrice energetica. Immagino la ricerca. Beh, sì, diciamo che si incontrano in questo sogno che si svolge in parte anche in Messico, dove io non ci sono mai stata, ma era un punto sul quale io puntavo di poter passare qualche giorno per questa avventura, che poi l'ho riportata sul libro, un po' come un mio desiderio, ma non ci sono mai stata. Ma mi Ok. sono. Era un mio sogno, diciamo che era un sogno a occhi aperti, ecco. Ok, dopo parleremo anche di sogni a occhi aperti, perché dopo parleremo anche di quello. Vabbè, un viaggio dentro l'inconscio che emerge dal passato con eventi realmente accaduti, che si proietta su una dimensione parallela come quella del mondo onirico. Ok, del sogno praticamente. Mistero e psicodramma si fondono in uno scenario ricco di avventure. Un viaggio che parte dall'Italia e arriva in Inghilterra per poi sfociare nell'affascinante Messico, dove un'antica profezia Maya diventa la chiave per interpretare i segreti occulti che da sempre controllano la nostra società. Ok, quindi si ritorna al discorso che è un po' contemporanea la cosa, nel senso, si parla un po' dei giorni nostri comunque in questa avventura.
Ok, ed è così che nasce la maledizione dell'angelo nero, prendendo spunto da quella legge universale che governa l'intrinseco mondo dei micro-macrocosmo. Del micro macrocosmo. Scusate se leggo male, non so leggere. Scavando nell'inconscio con l'intenzione di liberarsi a livello personale dalle proprie sofferenze, per poi proiettarsi sull'inconscio collettivo con il desiderio di poter liberare il mondo intero dal ciclo karmico delle sofferenze, che da sempre affliggono l'intera umanità e che da questa storia vengono vissute come una sorta di maledizione. Ok, bello, cioè, sembra molto interessante. No, beh, complimenti. Complimenti. Poi quando uscirà? Adesso non è ancora uscito, immagino. No, aspetta, su Amazon è già pubblicato, Già. però è sì, già da un bel po', ma l'abbiamo pubblicato, se non mi sbaglio, un anno fa, però è stato pubblicato in inglese e io, siccome faccio molti video in italiano, ho pensato di dedicarlo anche in italiano per chi mi segue, per i miei amici, è anche Per me logico, che sono l'inglese molto non lo bravo. so, fai giusto per me che io l'inglese non lo so e sono curioso di leggerlo perché mi sembra una storia interessante. Poi lo Infatti molti propongo mi hanno a chiesto, tanti anni fa, insomma, mi hanno sempre chiesto, miei amici italiani, quando lo pubblichi fammelo sapere, purtroppo l'ho pubblicato solo in inglese, molti mi dicono quando lo pubblicherai in italiano fammelo sapere. Allora io l'ho fatto, ancora devo finire alcune parti perché il discorso è molto complicato. Quando pubblichi in inglese e poi lo traduci in italiano va editato completamente perché la lingua, anche se la traduzione diciamo più o meno è la stessa, però poi devi andare a editare perché il significato è completamente diverso, per cui è veramente complicato il lavoro, te lo giuro, guarda, sono ancora dietro a finirlo. Beh, però. Posso solo immaginare. Niente, quindi comunque parte da un sogno nel sogno, praticamente, questo libro, e visto che parla di sogni, io partirei con l'argomento sogni. Io ho preparato qualche slide, parlavi prima di sogni ad occhi aperti. Allora, io ho fatto queste slide, semplicemente per le mie esperienze personali. Adesso le elenco un attimino, cioè il sogno, non so, poi Giovanna, se vuoi commentare anche tu, non lo so. Allora, il sogno fisico lo intendo come tipo mi fa male la gamba e sogno che cado per terra, che ne so, nel sogno, nel senso che rispecchia il tuo fisico, se senti dolore o senti piacevolezza, senti cose o ti si addormenta il braccio, magari sogni determinate cose. Il sogno fisico lo intendo quello. Se hai qualche problematica fisica, può essere che nel sogno va a interfacciarsi nel sogno e sogni cose che riguardano quello. Non so se ti è mai capitata una cosa del genere. Non so, a me sì, ogni tanto. Sì, a me è capitato, per esempio, che avevo ecco, come dici te, il sogno fisico collegato proprio al dolore è capitato anche a me. E diciamo che nel sogno c'era un po' una sorta di guarigione, però a volte è successo anche il contrario, magari sognare di avere un problema che poi lo percepisci dopo anche a livello fisico. Ecco, questa connessione con il fisico mi è capitata non spesso, però sì, e l'ho presa un po' come un avvertimento, come logicamente una connessione tra quello che è la mente onirica e il corpo fisico, dato che Questo che sto dicendo si può ri ricollegare ai sogni significativi o d'avvertimento, nel senso nel sogno ti avverti che magari avrai una certa problematica e poi la vai a sentire, giusto? Da quello che ho capito che beh, c'è anche chi riesce a fare le autoguarigioni tramite sogni. Io questo esatto. non l'ho fatto, però ci abbiamo chi era, aspetta che adesso mi sfugge il Io. nome. Vabbè. Capitan Jack Burrata, dopo spiegherò anche i sogni a riguardo, nel senso di guarigione nel sogno e poi parleremo anche di altre cose. Comunque sì, vado veloce perché sono tantissime le cose, non so se hai visto le slide, scusami se ti ho interrotto comunque. Poi c'è il sogno lucido, cioè il sogno che è proprio reale, che tu sei lì e sei proprio nel sogno. Giusto, ti è capitato a volte di sognare? Mi hai raccontato che hai fatto un sogno anni fa lucido. Beh, sì, quello è stato forse il
Il più importante, o direi anche l'unico veramente lucido, ed è stato veramente scioccante. Ne ho già parlato, se non mi sbaglio, in altre interviste, non mi ricordo se l'abbiamo fatta anche noi un'intervista riguardo a questo. Vabbè, comunque è una cosa che mi ha colpito molto perché è collegato con la morte di mia sorella, cioè la notte stessa in cui mia sorella. Ah, vedo Riccardo, ciao, ciao Riccardo, il carissimo Riccardo Corongio che ci segue. Nostro amico. Allora, il sogno riguardava appunto la morte di mia sorella. Io dovevo partire per andarla a trovare perché lei era proprio in fin di vita e speravo di poterla vedere prima che lei morisse. Ovviamente non sapevo che lei era morta esattamente quando io ho fatto il sogno, però questo l'ho saputo dopo. Quindi alle 2 di notte io avevo, fai conto, l'aereo alle 6. Alle 4 doveva venire il taxi a prendermi, alle 2 lei è morta, però io non lo sapevo. Quando sono andata a letto mi ero appena addormentata, diciamo, chiaro, non ero proprio tranquilla, no? Sapevo che dovevo partire per vedere questa tragedia, per cui era un sogno, diciamo, più che lucido, tormentato. Però è stata una cosa incredibile perché ho visto mia madre entrare nella stanza. Che mia madre, fai conto, è già morta, lei 10 anni prima di mia sorella, quindi è venuta nella stanza e mi ha parlato e mi ha detto: Dai, andiamo. E io pensavo che parlasse con me, invece ho visto mia sorella entrare nella stanza, anche lei con il suo pigiama, il cappellino che aveva, perché è morta purtroppo di cancro, quindi aveva fatto tutte queste cure radioestetiche, come si chiama, la chemioterapia, per cui non aveva i capelli, aveva questo cappellino e era in pigiama, proprio come l'ho vista l'ultima volta, è entrata e ha detto sì, e diceva sì, a mia mamma, al che io mi dico, anch'io, posso venire anch'io? E mia mamma mi fa, no, te non puoi, non è il tuo tempo. Cioè, si mette proprio accanto a me, mi spiega, mi dice: Te devi stare con tuo padre è molto solo, devi stare con lui. E poi se ne sono andate, l'ho viste proprio uscire dalla stanza, mia mamma e mia sorella. Poi io sono andata e lì ho urlato, e mi ricordo che sono stata malissimo perché per me era vero, cioè io l'ho vissuto come una cosa reale, quindi ero molto scioccata. Poi alle 4 è arrivato il tassista, siamo andati all'aeroporto, ho ricevuto la notizia alle 6 che mia sorella era morta. Io infatti sono arrivata in Italia che lei era morta da poco. Però ti puoi immaginare, cioè questo sogno per me è stata Scioccante. una Se non cosa. sei abituata a questi sogni è scioccante. Io ho sognato qualche tempo fa mio nonno in un sogno lucido, molto lucido, e lo abbracciavo e mi diceva, mi ha confortato su alcune cose e mi ha fatto sentire tranquillo. Poi vabbè, lì c'è chi dipende dal sogno, il mio è stato piacevole, il tuo è stato un brutto sogno, diciamo che è un po' anche un sogno premonitore, diciamo. Secondo me, nel Beh, senso. quando ho visto entrare mia sorella nella stanza e lei era veramente morta da poco, cioè per me quello è stato il segno che lo spirito è in connessione con la nostra vita. Però era un sogno lucido, come dici te, cioè io mi ero addormentata da poco, ero in dormiveglia, la famosa dormiveglia in cui secondo gli esperti è il momento in cui si recepisce di più lo spirito. Perché ci sono diverse fasi del sogno, no? C'è la fase REM, quella Certo. più profonda. I sogni me li ricordo, sì, io li ricordo quelli che faccio qualche ora prima di svegliarmi, sostanzialmente. Di solito la notte tendo a svegliarmi un attimino verso le 2:30, 3, poi verso le 5 inizio a fare i sogni, secondo i miei calcoli, perché poi sto dormendo, non so realmente come funziona, però diciamo questa cosa. Poi c'è Riccardo che dice: è capitato anche a me con mia zia, alle 4 mi è apparsa in sogno e appena mi sono svegliato ero sicuro che non ci fosse più, lei se n'era andata a quell'ora. Questi sogni mi vengono i brividi, perché questi sogni capitano spesso e sono... Cioè, alla fine, vabbè, diciamo che sono molto di impatto emotivo, ecco, come si può dire.
Sai, Jack, la cosa che più mi ha colpito di questo sogno è stato il fatto che poi è arrivata la pandemia qualche anno dopo e in realtà mio padre è solo. Io sono molto preoccupata per lui perché adesso che avete ancora questo problema, sai, insomma, voi siete ancora un po' indietro riguardo alla situazione, per cui lui c'ha paura, non esce molto, quando esce, esce solo, è molto molto solo, anche se ha mio fratello, però insomma lo sento un po' così, insomma. E allora, sai, sono morti tutti, tutta la mia famiglia purtroppo, siamo rimasti solo noi tre, quindi lui è là da solo, ogni tanto mi dice che vorrebbe venirmi a trovare, ma non si può, anche paura lui, eccetera, eccetera, insomma, meglio non parlare troppo di quello che è la situazione, però ti posso garantire che adesso tutto quello che è stato il messaggio di mia madre mi torna. Mia madre mi ha detto: stai con tuo padre perché è solo. E a quei tempi ti posso dire che non era solo. Lui in realtà aveva una compagna in quel periodo, capito? Però guarda che ha anticipato i tempi, perché la Sì. compagna purtroppo adesso non c'è più. Ecco. Dai, io andrei avanti un attimo con tutto perché vedi che ho scritto un sacco di cose. Il sogno di riordino di idee, cioè fai durante la giornata ti succedono certe cose. Questo riguarda un po' il passato, eh. Cioè, nel senso, durante magari quella settimana ti è successo qualcosa di particolare e poi lo vai a sognare dopo aver avuto l'avvenimento, nel senso magari fare sogni inerenti all'avvenimento che è successo prima. Poi passiamo avanti, i sogni ad occhi aperti. Ok, i sogni ad occhi aperti, non so se ti è mai capitato di sognare ad occhi aperti. A me Io sì. sono per eccellenza una sognatrice ad occhi aperti e questo mi ha procurato anche dei problemi in passato. Quando ero molto giovane, questi sogni ad occhi aperti erano diventati realtà per me. Mi hanno provocato purtroppo anche dei problemi a livello fisico, cioè proprio l'occhio, sì, l'occhio Sì, perché anche a è. me capita, quando li fai, dopo non vedi più la realtà, hai gli occhi aperti, ma non vedi più la realtà, vedi quello che stai immaginando e pensando. Non so, se stai pensando, qua mi dice, c'è Stefania che dice che in un sogno ha visto la casa dove abitava, che era come era fatta dentro, non sapeva come poteva essere perché doveva ancora segnarle. Cioè, fare il sogno, tipo di essere in una stanza. Hai capito? Ad occhi aperti, però lì vai proprio di immaginazione e sai cosa stai sognando comunque, giusto? Cioè, nel senso, il sogno ad occhi aperti, magari tu vuoi qualcosa, la desideri e ti immagini di essere in quella situazione, proprio scompare la realtà e sei nella situazione in cui vorresti essere, ed è fighissimo. E senti anche gli odori, ti sembra di percepire proprio l'ambiente reale, ecco, però questo è anche un po' pericoloso quando sei giovane, come dicevo io, perché poi l'immaginazione diventa realtà, ecco forse da dove viene il mio libro, no? L'incrocio di due realtà tra il sogno e la realtà. E quindi quando ero giovane ho avuto dei problemi a rientrare nella realtà, io vivevo più nel sogno, forse per una questione anche psicologica, perché non ero pienamente soddisfatta, avevo bisogno di evadere con la mente, cioè ognuno ha i suoi modi di evadere e io essendo una ragazzina a quei tempi, una ragazzina molto creativa, dipingevo, scrivevo storie, già allora scrivevo io e quindi vivevo completamente in un mondo di sogni, ma in un certo senso mi ha aiutato e nell'altro mi ha creato dei problemi, non solo fisici, perché gli occhi hanno iniziato ad avere anche degli effetti un po' particolari, insomma, dei lampi, no? Queste cose qua, però anche proprio a livello psicologico, perché ero convintissima che esisteva questo mondo e nel crescere poi mi sono accorta che non era così e quindi ti puoi immaginare delusioni, no? Eccetera, eccetera. Poi E queste è sono ovvio le che se cose. poi ti fai troppe aspettative. Nel senso di sogni ad occhi aperti, poi va a finire che ci rimani male perché le aspettative non vengono esaudite. Nel senso, È bello, capito? a me Secondo me, piace sognare ad occhi aperti, eh. no, il sogno deve rimanere anche da adulti, anche tutta la vita deve rimanere, essere coscienti della realtà, però avere sempre questa
come si dice, il wonder, no? In inglese, i bambini si meravigliano delle cose, come vedono una nuvola, subito vedono il mondo intero, vedono subito il pupazzo, vedono una figura. Ecco, io lo faccio ancora, ovviamente da cosciente, però sogno ancora e questa è una cosa che mi piace tantissimo, per me è la mia vita, capito? Non bisogna mai smettere di sognare. Sì, cioè bisogna saper sognare, ecco, bisogna saper sognare proprio perché non bisogna confondere la realtà dal sogno, ma il sogno ci aiuta. Certo. Poi andiamo avanti. Il sogno premonitore, non so se ti è mai capitato, a me sì, più di una volta. Beh, però Sì. il sogno premonitore, come dicevi prima, del dolore che poi ti svegli dopo la matita, oppure il fatto di tua sorella, cioè secondo me comunque si rispecchia un po' nel sogno premonitore anche te, comunque dall'esperienza. Anche per esempio, io ho sognato quando ero sempre giovane, mio nonno morì proprio il giorno dopo che io avevo sognato che perdevo i denti e dicevano quando sogni che perdi i denti che sanguinano c'è cioè una morte, no? No, però Inerente. E no, quella infatti è vero. interpretazione, scusami, ti interrompo Giovanna, quella interpretazione dei sogni. Sogno premonitore è proprio che sei in un sogno vivido e ti succede la stessa cosa magari nei tempi seguenti. Io ho sognato, per esempio, una volta ne spiego, ne racconto uno, ma che poi sono anche, a me capita anche sulle cose belle, non solo sulle morti o cose brutte. Tipo, ho sognato una ragazza di colore in un certo posto che si avvicinava, si presentava e tutto. 2 giorni dopo, fatto sta, ero in quel posto, è arrivata questa ragazza di colore e praticamente abbiamo fatto perché eravamo lì a fare l'aperitivo alla fine e si è messa lì a parlare con me. Però per dire, ho fatto il sogno proprio, oppure ho sognato una persona che gli dovevo dei soldi 2 giorni in una determinata situazione, 2 giorni dopo l'ho vista, cioè è successo quello che ho sognato. Non è che ho sognato magari una cosa, l'ho interpretata e poi grazie all'interpretazione è quella. Quelli sono sogni, quello lo metto nei sogni significativi o di avvertimento, nel senso se sogni di perdere i denti, ti avvisa che magari guardi il significato, ti avvisa di un determinato evento. Tipo, a me ho sognato una giraffa una volta, poi ho guardato il significato e mi ha avvertito su un avvenimento che doveva succedere. Però quello più lo vedo su sogni significativi di avvertimento, che vai a interpretare il sogno e poi dai la tua interpretazione in base a quello che poi succede o che deve succedere o che è già successo. Invece il sogno premonitore è proprio essere in quel posto, in quel determinato posto e succede esattamente quello o quasi esattamente, certe cose magari certi dettagli non sono proprio uguali, però succede proprio quello che hai sognato, quello che intendo come sogno premonitore. Sì, a me non mi è capitato spesso questo, però posso credere che certe persone hanno questo tipo di canale, come io ho il mio è più a occhi aperti, infatti a me funziona molto di più la sincronicità più che il sogno reale, cioè io ho dei messaggi attraverso la sincronicità, no? Le coincidenze significative di cui abbiamo già parlato in un'altra live. Sì. E penso che ognuno ha appunto il suo canale, no? Canale di Certo. messaggi. Vabbè, sogni significativi l'ho già spiegato, che sono quelli che tipo avevo segnato qua, sì, tipo quando ho sognato un drago serpente rosso, ero su una spiaggia, ho sognato questo drago serpente che era inseguito dalle cose, poi ho visto il significato del drago rosso, poi i colori nei sogni, di solito si sogna in bianco e nero, ma in realtà poi elabori il colore, dicono. Comunque, vabbè, io sogno spesso anche a colori, e il drago serpente rosso voleva dire una certa cosa, è proprio il mio io, era il mio io, cioè il mio essere, nel senso il mio spirito era il serpente drago rosso, è il proprio spirito. Quando sogni un drago rosso, stai sognando il tuo spirito. Sostanzialmente, poi sono andato a informarmi sul drago rosso, tutti i significati e ho interpretato il significato in base agli avvenimenti che mi succedevano in quel periodo e l'ho preso un po' come insegnamento perché poi ti danno anche consigli se vai a vedere un po' tutti i significati. Ecco, poi c'è il sogno nel cassetto. Immagino che tu di sogni nel cassetto ne abbia un sacco.
Beh, i sogni nel cassetto sono i desideri, tutto ciò che si sogna, soprattutto quando siamo giovani. Appunto, io sognavo il Messico e sognavo di poterlo andare a visitare, non l'ho potuto fare per diverse ragioni. E vabbè, poi un giorno capiterò sicuramente perché ho scritto questa storia per cui voglio andare a visitare proprio la piramide del serpente piumato su cui ho dedicato questa storia. Ma altri sogni? Allora, i sogni nel cassetto io li attribuisco molto alla gioventù, a quando ancora vedi il futuro in modo diverso da come ti appare adesso, no? Io ormai ho un'età che insomma vivo il presente più che i sogni nel cassetto del futuro. E quindi il sogno nel cassetto lo lascio ai giovani. Per me ogni giorno è un sogno nel cassetto realizzato. Questo è Ormai. molto vero. E ogni giorno è un sogno nel cassetto, che poi si potrebbe anche unire ai sogni ad occhi aperti. Se tu hai un sogno nel cassetto e riesci a sognarlo ad occhi aperti, è una figata. Sì, sicuramente è molto bello. Ora mi fai venire in mente che la mia storia parte proprio dicendo Dio ha fatto gli angeli azzurri, ma nel tentativo di renderli perfetti ha dimenticato una brutta copia in un cassetto e che per ironia della sorte ha continuato a vivere. Ed è uno di quelli che io chiamo gli angeli neri. Ecco, quindi questa coincidenza col sogno nel cassetto, in effetti era un progetto lasciato in un cassetto da parte di Dio, questo Dio che poi ognuno lo interpreta come vuole. Quindi io ti ho Ok, dato l'inizio della storia, parla proprio di un cassetto. poi fammi avere una copia che la leggo volentieri, se non vedo l'ora. Ma poi guarda, si trova anche, io lo dico in anticipo, io lo metto come Kindle version, che sarebbe quella che trovi, che puoi scaricare, che è gratuita, e poi. Soldi, mi dispiace, sono senza la lira, quindi faccio. Non è un problema, te lo puoi scaricare. Poi, se posso, comunque te lo manderò, ma è un po' complicato mandarli da qui Sì, fisicamente. poi avremo modo. Va Però bene, io io, andrò avanti. Ci sono. Scusa. Grazie se posso, te lo mando sicuramente. mille. Poi ci sono i sogni interattivi, nel senso che quando sei nel sogno hai il potere decisionale su cosa fare. Nel senso hai un sogno lucido, chiaramente, o anche sogni significativi e premonitori, che comunque riesci a interagire nel sogno e prendere decisioni, perché di solito quando si sogna si subisce il sogno, hai le emozioni, ma lo subisci, non riesci a modificarlo. Nei sogni interattivi, almeno io parlo delle mie esperienze, per quello ho fatto questa lista, no? Nei sogni interattivi invece riesci a interagire, nel senso prendere una strada piuttosto che un'altra, scappare piuttosto che rimanere fermo, correre, andare da una certa direzione, cioè avere il potere decisionale su quello che accade nel sogno. A me capita spesso di avere il potere decisionale. Una volta ho sognato di un orso che mi seguiva e ho deciso di scappare, cioè, capito? E avvertivo, cioè, poi nel senso comunque è il potere decisionale su cosa fare, avevo più opzioni, nel senso riesci a muoverti nel sogno lucido, chiaramente. Parlo da Sì, ho sciamano. letto infatti dei libri dove si parla appunto dell'interazione diretta, cioè come gestire il sogno, cioè muoversi in maniera che riesci a viverlo anche nella realtà, no? Te puoi spostare degli oggetti che poi ti possono essere utili per poi apprendere l'esperienza nella vita stessa, cioè sono dei sogni. Interattivi, no? Interattivi nel senso che poi ti possono portare anche dei benefici nella vita stessa. Quindi io immagino persone che possono aiutare se stesse anche a curarsi con delle medicine particolari, ad avere dei benefici sugli organi interni. Però sono cose che io non ho mai fatto. Ti dico, non ho esperienza di questo genere a livello di sogno. Quindi non, sai, ti dico una cosa, a me mi fa anche un po' paura, sono Sì. sincera.
Comunque dopo Sono un darò po'. qualche consiglio su come fare sogni e su come magari ricordarli e avere più facilità nel sognare. Dopo ti darò qualche consiglio che ho preparato un po' di slide anche a riguardo. Poi anche uscire dal corpo, mi è capitato qualche volta ed è pacco perché senti, io almeno credo, non sono sicuro che sia uscito dal corpo, ma senti proprio una scossa, come una scossa elettrica e vieni sbalzato fuori, non lo so, è difficile da spiegare. E niente, poi mi è capitato. Una volta me lo ricordo benissimo, infatti è da lì che ho iniziato da quell'esperienza ho iniziato a interessarmi ai sogni, a leggere, a sperimentare e tutto quanto. È una sensazione, voi l'ho trovata non piacevole, poi dipende, non so, comunque non è piacevole, a me non mi è piaciuto perché proprio mi è venuto il senso di panico di non riuscire più a rientrare. Ecco, una roba del genere, poi vabbè, è stato un Ecco, po'. quelle sono proprio esattamente le cose che a me mi spaventano e questo Sì. tipo di Poi alla fine esperienza. riesce a controllarlo con un po' di allenamento. Vabbè, non mi prendete, è una mia sensazione, non sono sicuro di essere uscito dal corpo, però la sensazione era quella, non lo so come spiegare. Poi ho preparato un'altra slide su le pietre, perché allora aspetta che facciamo così. Ecco, io per sognare, per esempio, ci sono molti aiuti. Per esempio, ci sono le pietre. Io uso delle pietre, ho qui un po' di pietre che adesso tipo c'è l'ametista, la labradorite, la giada e il quarzo rosa. Io uso queste, ma ce ne sono moltissime di pietre che possono aiutare la fase onirica, cioè la fase del sogno. Vediamo se riesco a condividere questo. Ecco, per esempio, la giada posta sul sesto chakra favorisce i sogni sereni e piacevoli, posta sul quarto chakra e sul settimo. Ne facilita l'interpretazione. Quindi, se io tipo dormo con queste pietre sul comodino vicino a me, e praticamente, per esempio, la giada aiuta l'interpretazione. Ecco. Poi c'è, scusa, che qua è un po' lunga, la labradorite che aiuta a ricordare i sogni al risveglio, cioè. Te la tieni addosso, vicino a te, e quando ti svegli hai più probabilità di ricordare il sogno. Poi c'è il quarzo rosa, che se lo, ho questa bella pietrona di quarzo rosa, che se la metti sul comodino, la persona è esposta a vibrazioni particolari, è esposta a vibrazioni rilassanti, con il chakra del cuore. In caso di sofferenza emotiva, stimola a rilasciare le emozioni espresse e fa sì che il dolore si manifesti nel sogno. Praticamente tu se hai del dolore dentro nel cuore che ti fa soffrire, poi nel sogno vai a liberarti un po' come liberatorio e quindi ti fa sì che il dolore si manifesti nel sogno, così capisci il dolore, lo interpreti e riesci a sorpassarlo. Poi c'è l'ametista che è messa sotto il cuscino, che io in questo caso la tengo sul comodino, aiuta a comprendere il significato dei sogni e in più a renderli più vividi per fare i sogni lucidi, diciamo. Poi, questo per quanto riguarda le pietre, che poi ho messo anche, vabbè, questa è la giada, questa è l'ametista. Questa è la labradorite che mi piace un sacco e questo è il quarzo rosa, ecco. Niente, poi per ricordare cosa? Vorrei chiederti una cosa per quanto riguarda appunto i sogni, visto che abbiamo parlato un po' di quello che è diciamo, la psiche del sogno, no? Ecco, secondo te quando sogniamo viviamo una vita parallela oppure che cos'è in realtà il sogno? Perché è importante Ecco, sapere, il mio libro è basato proprio su questo, infatti. secondo me sì, nel senso, poi ci sono sogni e sogni, dipende, secondo me ci sono vari livelli di sogni, non è che tutti i sogni sono uguali, come ho fatto vedere prima nella slide, ci sono tantissimi tipi di sogno, bisogna capire, interpretare i sogni. Secondo me esistono comunque un mondo parallelo, diciamo, che ci sono tipo il multiverso, ci sono vari mondi paralleli, esatto, non so come spiegare, a vari livelli. Non so come spiegare, tutti diversi e con cose magari in comune ma diversi. Non lo so, comunque il sogno vai a parlare magari con
tipo come tu hai sognato tua sorella, non so, con la sorella di tua sorella o io che ho sognato mio nonno, cioè vai anche a interagire con certe entità nel sogno. Gli sciamani, per esempio, per gli sciamani il sogno è una cosa molto importante perché nel sogno vai a riuscire a modificare anche la realtà. Nel senso, nel sogno vai a interpretare certe cose che accadono, nel sogno vai a fare tante cose. Scusa se ti interrompo un attimino, perché te dici, se uno interagisce nel sogno va a modificare la realtà, ma la questione è proprio questa: qual è la realtà? Qual è questa o l'altra? Io ho pensato anche che magari in qualche altra realtà c'è qualche altro Giacomo che mi sogna, che sogna di essere in questa realtà. Non lo so, ho questa impressione che quando io sono sveglio c'è qualcun altro che mi sta, qualche altro me che mi sta sognando, questa sensazione. Magari sono pazzo, eh. Vabbè che non sono mai stato messo a posto. Infatti, nella mia storia si parla proprio di un sogno dentro un sogno, cioè la beffa del sogno, cioè l'essere noi come persone, che noi crediamo in ciò che vediamo, in ciò che sentiamo, perché la nostra è una materia, come si dice, pesante, no? Non è fatta di materia raffinata come può essere l'energia. Queste sono molecole grosse, chiamiamole così. Io nell'aspetto scientifico non sono molto portata, però direi che noi siamo fatti di molecole grosse, ma abbiamo anche le molecole raffinate, quelle energetiche, quelle che non vediamo, il mondo invisibile. Allora il sogno fa parte del mondo invisibile, però se fa parte del mondo invisibile è comunque una realtà, è una realtà parallela. Allora io mi chiedo, se noi siamo il sogno di quell'altra realtà o viceversa, capisci? Ecco Ma è dove bel nasce il libro che ho scritto. casino, è anche difficile da spiegare. Comunque ti sei spiegata abbastanza bene, nel senso, secondo me è un po' così. Ci sono varie realtà, vari mondi a livelli sottili, dico, e vanno tutti a intrecciarsi. Non lo so, se uno riesce ad andare nell'altra dimensione. Nella dimensione io la chiamo la dimensione del sogno, cioè perché comunque nei sogni ho fatto tantissime esperienze, quindi ho imparato tante cose sul sogno. Secondo me è un po' un'altra dimensione, più sottile, cioè nel senso un'altra, io la notte vivo un'altra vita sostanzialmente. Esatto, ma l'angelo maledetto, comunque l'angelo nero che io ho descritto, non è altro che diciamo, il personaggio che viene dal mondo sottile, si incarna nel mondo, quello che viviamo adesso, noi, quello più grossolano. Ecco che Riccardo ci dice qualcosa, che si possa uscire dal proprio corpo, credo che ci siano anche delle prove. Quindi ha tirato la palla sulla tua attenzione. Te che Sì. sei quello che esce dal corpo, io non esco dal corpo, io ho paura a uscire dal corpo. Ma in Però effetti, se sì. penso che abbiano fatto degli esperimenti a riguardo, non sono sicuro, non mi sono informato su questo, ma penso che ne abbiano fatti gli esperimenti. Io ho avuto questa sensazione, poi cioè, nel senso, tutto Io relativo, era semplicemente anch'io, vivido. Scusa? sì, no, ho detto anch'io ho avuto delle sensazioni come di essere fuori dal corpo, però sempre cosciente e sempre da sveglia, quindi attaccata al corpo, però di essere parallelamente anche in un'altra dimensione. Ecco, questa è stata la mia esperienza, di cui abbiamo anche già parlato, e quella l'ho attribuita all'esperienza della famosa Kundalini, no? Quando si alza questa energia spirituale, puoi avere la sensazione di uscire dal corpo. Qua dice Stefania, io sento uno swam e anche io ho paura e rientro. Sì, alla fine anch'io le volte che mi capita ho una sensazione di pesantezza, mi sembra quasi di non riuscire poi più a rientrare. In realtà riesco sempre a rientrare, nel senso è una sensazione veramente strana, sento proprio una specie di scossa elettrica che non è una scossa elettrica. Poi sei di là. Dall'altra parte, che una volta, cioè dipende dalle volte, se in certi posti in altre, no? La prima volta quando ho iniziato ero a fianco al mio corpo, c'era il mio cane che mi guardava, ho visto una presenza femminile
che però mi ha confortato, cose del genere. Poi comunque ho sentito quasi dolore, non lo so, sono dovuto rientrare, cioè avevo paura di star fuori, insomma. Quindi non sono l'unico che prova queste sensazioni, quindi mi fa piacere che non mi sento poi così matto. Ok, è vero Scusa, che la ghite si porta per... questa cosa che ti capita da sveglio? Cioè, sei magari in un... O è stato meditativo quando dormi, cioè di solito quando dormo comunque. Una volta anche è stato meditativo, mi è capitato. Poi, Jack, ma i tuoi spettacoli si basano, ciao Roberto, Jack, ma i tuoi si basano sui sogni? Alcuni sì, io mi sveglio la notte, un altro consiglio che do per ricordarsi i sogni e tante cose, mettetevi sul comodino carta e penna, così se vi svegliate la notte di soprassalto che avete sognato, voi lo scrivete perché sennò poi vi riaddormentate e la mattina non vi ricordate il sogno. Invece, oltre le pietre, usare le pietre, consiglio di mettere un... E quando magari la notte non riesco a dormire, lì che indormiveglia, cose così, mi vengono in mente gli spettacolini, i video, le canzoni, ho sempre pronto qui diarietto, mi segno le cose, così il giorno dopo mi sveglio e me le ricordo, se no vanno nel dimenticatoio e poi magari faccio il video, faccio la canzone a riguardo, quindi, ma anche i sogni, alcuni sogni, nel senso mi ispirano un po'. Mi ispirano un po' le cose, nel senso le mie avventure, ecco. Niente, poi cos'è che potremmo far vedere qui dei sogni? Vabbè, ho fatto vedere le pietre. Ah, poi mi ero dimenticato dei sogni ricorrenti, che magari sogni sempre la stessa cosa per un determinato, magari fai un periodo a sognare una determinata cosa. Ti è mai capitato? Sì, a me è capitato spesso di sognare che, per esempio, di volare. Ecco, questa sensazione di volare che è abbastanza comune. E poi una cosa molto particolare, che è quella come di camminare su dei massi di pietra che si spostano, però io riuscivo sempre a mettere i piedi su un altro masso, quindi ero sempre, era come se volassi e mettessi i piedi da un masso all'altro e mi trovavo sempre sicura poi alla fine. Però questi massi, queste pietre crollavano dopo che io l'avevo calpestato. Piedi. Quindi io penso che è da attribuire a un segnale di sicurezza, cercare una sicurezza, ma nello stesso tempo fidarsi dei piedi, cioè di avere il terreno sotto i Beh, è piedi. rassicurante come sogno. Invece a me ultimamente capita di sognare che mi esce della roba dal naso, che la tiro fuori al momento è quasi schifoso, nel senso, però ogni volta che mi sveglio mi sento liberato, mi sento più tranquillo, mi sento rilassato. Cioè è un sogno che al momento è brutto, perché sei lì che, cioè, una volta ho sognato di spaghi, di tutto usciva, e poi te li tiri fuori, nel senso, cose del genere, no? La E ogni volta bocca. che mi sveglio, che ho fatto questo sogno, che ultimamente lo faccio spesso, mi sento più rilassato, più tranquillo, meno agitato, più liberato. Questo è un esempio. Poi quando ero piccolo mi è capitato di sognare, sognavo spesso di essere in una casa diroccata con tanta gente che correva a destra e a sinistra, un po' come tipo guerra, che erano, si dovevano difendere da qualcosa. Poi sono andato a vedere i significati. Questo mi capitava molto, molto tempo fa. Comunque, sogni ricorrenti capitano, nel senso che fai lo stesso sogno per un determinato... Cioè, tante volte, anche di volare, come dicevi prima. Sì, è molto comune il volare, però se segui un po' l'interpretazione dei sogni di Freud, ecco lì credo che il significato dei sogni abbia tutto un altro aspetto, cioè diventa proprio una cosa legata alla tua parte sessuale, alla tua parte intima, è un'interpretazione completamente diversa da quella che gli diamo noi, che è un pochino più junghiana, no? Il sogno di Jung, che poi è uno studente di Freud, diventa un aspetto spirituale, mentre invece Freud lo rilega solamente all'aspetto materiale, alla psiche proprio cruda, quella che è legata più alla sessualità. Quindi ci sono, capito, i nostri esperti dei sogni,
i grandi psicologi danno due interpretazioni un po' diverse come base, poi noi che invece siamo ignoranti nel settore della psicologia, però siamo più portati a interpretarlo dal punto di vista sciamanico, allora cominciamo a vedere aspetti anche più interessanti che solamente quelli Quando sono psicologici. molto importanti i serpenti, quando sogno il serpente, comunque è di buon auspicio, sono diciamo gli spiriti guida di solito i serpenti per i sciamani. Se sogno un serpente, Dai, che adesso mi sfugge il nome di quello sciamano famosissimo del Messico, tra l'altro, che parlava di Don Juan. Don non c'è. Juan, non ti viene in mente? Ma sai che è passato completamente dalla mente questo famosissimo. Beh, adesso lo ricercherò magari su internet perché era interessante. Beh, comunque mi ha spaventata. Io ho letto i suoi libri e poi l'ho chiusi. Da. Però mi ha fatto lo stesso effetto anche David Icke quando parlava, per esempio, dei rettiliani. Ho chiuso tutto e non l'ho letti. Poi l'ho riappresi dopo, quando poi la situazione ha cominciato a interessarmi perché vedevo degli aspetti nella vita che potevano essere anche ricollegati a quello che lui ha scritto. Per cui, cioè, ogni cosa ha il suo momento, diciamo, perché non si può leggere tutto, tutto quello che ci capita. Ci sono delle cose che spaventano. Io diciamo che ho letto molte cose, ho iniziato a leggere Freud, anche lì ho chiuso il libro come te, ho iniziato a leggerlo, sono arrivato meno della metà, l'ho chiuso perché cioè, alla fine mi baso sulle mie esperienze, tutto quello che ho detto in questa puntata non è che l'ho appreso da qualcuno, cioè sì, mi sono informato, ho seguito certi consigli, cose del genere, però è tutta esperienza personale, nel senso la slide che ho fatto vedere prima, sono cose bene o male che ho cercato di suddividere i sogni in settori e comunque sono esperienze personali. Ho letto qualche libro che non mi c'è cioè un libro su uno sciamano che non mi ricordo sui sogni, che non mi ricordo il titolo perché io i nomi e i titoli faccio schifo, comunque, nel senso anche consigli di qualche lettura non potrei farlo perché non mi ricordo i titoli, li leggo, capisco il concetto, capisco tutto e poi vado nel dimenticato. Allora, vediamo cosa dice Ah, Stefania. qua dice, a me succede l'attimo prima di addormentarmi, mi sveglio del tutto perché lo swarm mi fa sussultare, certo. Sto calma e esco, ma dura poco. Sì, allora, anche le mie esperienze non durano mai tanto. Ce n'è stata una che di esperienza di quel tipo che è durata un po' di più, però bene o male durano veramente pochi secondi. Almeno a me è capitato pochi secondi perché poi tendo a cercare di svegliarmi, rientrare, insomma. Insomma, sono esperienze che anche stare qui a cercare di spiegarle, a spiegarle è difficile, non devi provarle. Ma E poi non è che le ho infatti, cercate, eh. Mi capita, non è che le cerco. sì, appunto perché capitano che a volte sono anche un po' spaventano, no? Perché sono cose spontanee, non sono cose che cerchi. Vabbè, io te l'ho detto, non ho avuto esperienze come le tue, per fortuna, perché mi spaventerei tantissimo, nemmeno come Stefania. Io ho avuto solo quel sogno di cui ho già parlato, che è stato molto forte, molto importante, che mi ha rassicurata perché a un certo punto ho capito che le persone che ci vogliono bene possono entrare nei nostri sogni e darci delle informazioni. Infatti, nel libro io parlo anche di una connessione con questo angelo in cui viene interpretato un sogno, però insomma anche lì sarebbe lunga da spiegare. Però questa connessione con il sogno si ripete molto spesso nel libro. È molto complicato perché si parla di problemi sociali, di esperienze vissute, di sogni. Di questo Messico che viene fuori come ti ricordi nel 2012 dicevano che c'era la fine del mondo, no? Per cui ho riportato un po' questa profezia del 2012 e consideri che io la storia l'ho scritta nel 2003 e l'ho iniziata, poi l'ho continuata a scrivere fino al 2006. Ciao! Ecco, lui è un sogno per me. Lui, i cani per me rappresentano un sogno nel cassetto che spero di realizzare veramente quando arriverò in Spagna. Se Dio me la manda buona, vado in Spagna ad aprile Per te. e
spererei di poter avere un cane, anzi più di uno, però ci vuole, devo vivere lì, perché poi se no, se ritorno qua, le posso lasciare lì, no? E io già mi devo portare il gatto in Spagna, che faccio? Metto anche il cane, così poi siamo a posto. Vabbè, comunque in realtà vanno, tipo il mio cane ci gioca con i gatti di solito. No, ma il mio gatto non ne vuole proprio sapere, è veramente agguerrito, è vecchietto Se anche, prendi un cucciolo piccolo di cane e poi si abitua man mano che cresce è più facile. Se lo prendi già grande è chiaro che poi sclera. Vabbè, comunque stiamo uscendo dall'argomento. Va bene, quindi. Sì, no, anche loro sognano, questa è una domanda, te la Sì. faccio io. Loro Sì. sognano, i cani e i gatti? Allora, il mio cane ti assicuro che sogna perché lo sento che parla nel sonno, magari corre, tipo muove le zampe tipo come se sta correndo, ringhia. Quindi, secondo me, i cani sognano anche loro perché se no, quando dorme non farebbe queste cose. Magari sogna di correre, muove le zampe piuttosto che ringhia perché magari sogna di un altro cane che gli sta sul cazzo o che ne so. Poi, vabbè, cioè, secondo me ogni tanto fa così come se stesse parlando, cose del Sì, ma genere. anche di un fatto. Ogni tanto anche lui lo vedo, sì, che muove un po' il viso così, cioè c'ha queste vibrazioni, no? Quindi immagino che possa sognare, sì. È Secondo il me, sogno. poi non lo so, bisognerebbe entrare nella loro testa, nel senso, per capire, Vabbè. secondo me comunque gli animali bene o male sognano, anche gli altri, quasi, cioè tutti gli animali, ma magari anche le piante, che ne sai, magari anche gli alberi sognano, che ne sai, bisognerebbe Spero capire. che il sogno, come si è detto prima, è parte di una realtà parallela. Io immagino che in quella realtà parallela esista un mondo intero, fatto di piante, fatto di animali, di tutto, anche noi, no? Noi siamo in quella realtà. Infatti, non so se ti ricordi, te lo stavo dicendo, quel film di Batantuono che è basato proprio sul sogno, e lui è in un gioco, ecco, che può essere come un sogno. A me quello mi ha spaventato tantissimo, mi ha proprio ricordato ciò che mi fa veramente paura, ecco, qual è la realtà. Ora, lì non era proprio un sogno, lì era un gioco elettronico e lui viveva in questo gioco elettronico, però mi ha ricordato un po' il soggetto del sogno, sogno o realtà, gioco o realtà. E quindi questa confusione tra una realtà e un'altra realtà a me spaventa, però nel mio libro si parla proprio di questo, Eh quindi è un beh. incontro. Allora, Ecco. aspetta, no, beh, non riesco a rimettere la copertina, vediamo se riesco. Aspetta, eh. Se riesco, rimetto la copertina del tuo libro. Che Tra sì. l'altro, il mio libro in inglese aveva un'altra copertina, ma adesso gliela cambio. Aspetta che lo prendo, così ti faccio vedere. Copertina del libro di Giovanna. Lama e l'edizione dell'Angelo Nero, lo trovate su Amazon, è detto, Allora, giusto? aspetta, aspetta, perché ce l'ho tutti e tre qua, i miei libri. Questa è la copertina. Aspetta, scusa. No, no. Oh. Ce la posso fare, scusami. Questa è la copertina del The Curse of the Dark Angel, la prima edizione, e lo trovate adesso su Amazon, ma verrà sostituita presto con quella che hai fatto vedere poco fa. Quindi questa è la prima edizione. Io consiglio di aspettare la seconda perché è più completa. La prima è, vabbè, è in inglese, innanzitutto è solo in inglese. E quindi per gli amici italiani che non sanno parlare bene l'inglese, o comunque anche se sanno parlare bene l'inglese, non conviene perché comunque è, io non voglio discreditare la lingua inglese, ma è tutta un'altra cosa. Cioè, scritto in italiano è più poetico, ha tutte queste sfumature. La lingua italiana è molto più bella, secondo me. Infatti, io quando scrivo in doppia lingua, cioè nel senso io scrivo in italiano, poi mio marito che è l'editore, lo interpreta in inglese, però io vedo una differenza enorme anche proprio nei particolari, no? Come vengono descritte le cose. La lingua inglese
fa perdere molto le sfumature di quello che è il significato. Per cui io L'inglese consiglio sempre. è proprio una cosa, cioè, magari qualcosina riesco a capire, ma cioè, è giusto la base. Se uno parla molto piano, dice i vocaboli quelli, e qualcosa magari riesco a capire, però veramente è una cosa che non mi è mai entrata in testa. Non so, No, l'inglese è tanto, ho provato a però imparare, ma. perde, le sfumature, come dicevo io, che sono importanti. Per cui consiglio sempre di aspettare la mia interpretazione italiana e presto farò anche dei video sul mio canale dove leggerò delle pagine per far capire, ecco, e poi per presentare il libro stesso. Quindi io ci tengo tantissimo a questo libro perché è stato il mio primo lavoro e poi ho pubblicato come secondo, però è racchiuso proprio un po' il cuore di quello che è la mia esperienza più drammatica, quella di venire via dall'Italia. E non me ne sono pentita, intendiamoci, vista la situazione Come che ho va il avuto. tempo, immagino che non te ne sei pentita. No, purtroppo no. Però ce l'ho nel cuore, sono italiana e rimarrò per sempre italiana con tutto il cuore, ma politicamente è un disastro l'Italia, per cui la mia storia è basata proprio su quello, sull'esperienza politica, perché io sono stata un'attivista 20 anni fa, ho avuto delle esperienze molto, molto forti, ho rotto le scatole alla polizia, ho rotto le scatole al prefetto, le ho rotte proprio a tutti perché non riuscivo a capire le cose che si stanno verificando adesso, però io 20 anni fa dicevo non le riesco a capire. E allora mi arrabbiavo e andavo direttamente negli uffici e portavo la Costituzione. Ma la Costituzione dice questo, perché non si verifica? Ecco, lì io mi sono arrabbiata tante volte, proprio c'è la storia lì sul libro, la mia lotta con gli assistenti sociali è stata enorme, enorme. E poi addirittura, vabbè, io lo dico in anticipo. La mia rabbia con gli assistenti sociali poi è diventata anche un po' una vendetta. E nel libro l'assistente sociale li uccide, io lo dico. Ottimo. No, dai, però non puoi spoilerare così, così tutto, cioè, vabbè, niente. Guarda, Era più questa è la bello. Adesso so che a proposito parte. di leggere il libro è tutta un'altra roba, dai. Oh, ma non guarda, guarda che la storia è talmente dinamica, è talmente complessa che quello che ti ho detto adesso Va è una bene. piccolissima parte, Va quindi bene. non ti ho svelato proprio niente. E Allora, pensa te. niente, io qua siamo a più di un'ora, direi che abbiamo parlato abbastanza di sogni, mi sono dimenticato degli esercizi di respirazione prima di andare a dormire o la meditazione aiutano a fare i sogni lucidi, è una cosa che mi ero dimenticato prima di dire, non entriamo nel dettaglio di questa cosa se non finiamo più. E niente, io direi che possiamo anche salutarci. Te rimani in linea, Giovanna, chiaramente, che dopo ne parliamo. Metterò adesso, visto che ho iniziato con la sigla, con Dream dei Cranberries, volevo Bella. finire live con Ho imparato a sognare dei Negrita, che è una canzone che veramente mi piace un sacco. Quindi, poi ricordo a tutti di iscrivervi ai canali sia di Giovanna che i miei, trovate il link qua sotto. Giovanna, se vuoi salutare. Certo, saluto i tuoi ascoltatori e per chi vedrà anche il video in seguito. E speriamo che i nostri sogni si realizzino, perché ognuno di noi ha i sogni nel cassetto e auguro a tutti di poterli realizzare e di vivere il presente, però, che quella è la cosa più importante. Brava. Dai ragazzi, vi salutiamo, vi lasciamo con questo brano dei Negrita che lo mettiamo subito. Ciao! Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche d'età. Quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là.
tra quel prete palloso che ci dava da fare e il pallone che andava come fosse il motore. C'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi c'è davvero avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone che se sogni ti ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei il sole in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande. C'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, che se cado una volta cadrò, e da terra da lì m'alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. A sognare quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là, cavalcando aquiloni oltre muri e confini. Ho imparato a sognare da là, quando tutte le scuse per giocare sono buone, quando tutta la vita è una bella canzone. C'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Thank you.